Dottoressa, buongiorno. Mamma mia. Dottoressa, la buon'ora. Dottore. Che ha fatto? È venuto a piedi da Matera? Una mandria di vacche ci ha sbarrato la strada. Adorabili bestie. Amo le vacche e il profumo intenso che emanano. A sapere che aveva l'hobby del mandriano l'avrei chiamata. La macchia, non c'è niente da ridere. La macchia, mi scusi, ma non lo sa che sulla scena del delitto ci vogliono soltanto le persone indispensabili? Che hai tutta questa gente? Lo so, dottoressa, quello è il gruppo Turisco Scappo dalla città. E ci sta pure la moglie e i figli del procuratore Vitale. Va bene così la macchia, va bene. Vatta a fare un giro, va. Porta. Come vede, mi sono concesso una piccola vacanza pure io. Sì, ho saputo che ora vanno di moda questi tour sui sentieri della transumanza. Modo come un altro per spillare soldi ai turisti. Dopo la gente si illude per qualche giorno di fare il cowboy. Ma non è stata solo una vacanza, dottoressa. Purtroppo ho un problema con mio figlio Gabriele. È stato bocciato all'ultimo anno di liceo, così ho pensato di portarlo a Matera, cercare di fargli mettere la testa a posto. Sennò... Ci morisce come sua bella vacca. L'ha detto lei prima, non io. L'ho detto io, perché mi è piaciuto il fumo mandriano. E che puzza! Dice che porta fortuna, dottore. A lei è mai capitato una fortuna del genere? No, perché io guardo sempre dove cammino. Allora, mi dice dove trovate il cadavere? Stamattina, subito dopo colazione, mi è venuta voglia di fare due passi con mio figlio. Così prima delle attività turistiche sono uscito in passeggiata per cercare un minimo di tranquillità. Invece della tranquillità ha trovato il morto. Le garantisco che non è stato uno spettacolo piacevole. Conosceva la vittima? Assolutamente no, come avrei potuto? Magari in questi giorni di transumanza vi siete conosciuti, vi siete incontrati. Ma che transumanza? Io ho visto soltanto mia moglie, i miei figli, il resto del gruppo turistico e bacche di ogni tipo. Dov'era stanotte? Dormivo in un meraviglioso sacco a pelo pieno di pulci. Piaceri della vita si pagano. Qualcuno può testimoniare? Che c'erano le pulci? Ho fatto una fotografia col cellulare, ma è venuta mossa perché saltavano. Posso sapere come mai mi tiene sotto torchio? Perché chiunque potrebbe essere il colpevole. Anche io? Certo, fino a prova contraria. Anche lei. Colpo di fortuna anche per lei, non guasta, dottoressa. Questa è tanta di fortuna, eh? Un poco a me, un poco a lei. Mamma mia, che schifo. Mettere i cartiel. Sì, il cartiel.